La Coppa del Mondo di tiro a segno assegna il primo titolo femminile della stagione con le finali della pistola a 25 metri. Gara assolutamente interessante, un lotto di partecipanti di altissimo livello, erano 10 gli atleti che avevano guadagnato quest'anno il punteggio necessario per approdare alle finali di Coppa del Mondo, che quest'anno si disputano a Wrocław in Polonia al Polygon di Zgierz. Delle 10 le prime due escluse sono la cinese Ying Yong, che nelle tre serie di qualificazione ha totalizzato 568 punti, e decima, anch'essa esclusa, l'indonesiana Rai Sharnobat con 560, molto molto lontano dalle 8 che invece hanno guadagnato l'accesso in finale, il cui punteggio minimo è stato di 576. Nell'otto delle finaliste, dei bellissimi nomi, campionesse olimpiche, campionesse del mondo, una finale di altissimo livello. Indubbiamente il 588 delle tre serie di qualificazione, un 96, un 99 e un 97 per quanto riguarda la precisione, 97, 100 e 99 invece per il tiro rapido, per questo complessivo 588, pongono la ceca Lenka Maryshkova indubbiamente in posizione di grandissimo favore. Peraltro, in questa specialità, lo scorso anno è stata vice campionessa nelle finali appunto di Coppa del Mondo, arriva davvero da grandissima favorita. Lei che Atene nella pistola sportiva, quest'arma fu medaglia d'argento. Per quanto riguarda la tiratrice ceca, nel 2007 nell'era compressa vinse le finali di Coppa del Mondo, mentre nella pistola sportiva per 4 volte è salita, per 2 volte, scusatemi, è salita sul secondo nel podio a Forbairi nel 2007 e a Sydney nel 2004. Dobbiamo aggiungere necessariamente, perché sono bronzi e fanno comunque curriculum, i bronzi di Pechino 2009, Sydney 2007, riferiti però questi alla Coppa del Mondo. Quest'anno la tiratrice ceca in Coppa del Mondo ha vinto le tappe di Monaco, nella pistola sportiva, è stata sesta a Formenning, 14ª sempre a Formenning, ma nella specialità dell'area compressa, insomma, è sempre tra i migliori in assoluto. 588, avere un punteggio ampio di vantaggio, perché la seconda atleta che approda in finale è Maria Grozeva con 583. È vero che in questa specialità gli errori sono anche abbastanza grossi numericamente parlando, insomma, qui scappano i 9, scappano gli 8 e mezzo, per cui ogni rimonta è possibile, ma insomma il 5 punti di vantaggio della ceca sull'atleta più vicino, ovvero sia la bulgara Grozeva, indubbiamente differenza lo sanno. Con la grafica e con le immagini siamo partiti dalla fine, linea di tiro 8, quindi per l'Ucraina Olena Kosevich il suo punteggio è di 576, linea di tiro 7 con il punteggio di 580 per la cinese Ying Chen, linea di tiro 5, eccola qui, Kira Klimova russa, 581 il suo punteggio, ha pagato in modo particolare la prima serie di precisione solo con un 95. Linea di tiro 4, invece, qui entriamo nella fase calda caldissima della classifica, atlete che possono ambire a vincere le finali Coppa del Mondo, la mongola Gondgema Otriad. Quest'anno ha fatto buone cose, molte finali, 581 il suo punteggio, lo stesso identico di Kira Klimova. E poi saliamo un punto in più delle due atlete appena viste, Nina Sabuvadze, atleta georgiana di enorme esperienza internazionale, nel suo curriculum 3 medaglie olimpiche, un oro, un argento e un bronzo nell'arco di 10 anni, la ritroveremo da protagonista anche a Londra. Il suo punteggio è stato quello di 582. Con 583
Sulla linea di tiro 2 vi ho già anticipato Maria Grozeva, 583 punti per lei, 1 in più di Salukvadze, 2 in più di Klimova e Otriad, 3 in più di Chen. Qui la classifica è davvero molto molto corta per questa atleta che vedete in grafica, di medaglie olimpiche ne ha vinte addirittura 2 e parliamo di oro. Ma chi è davvero grandissima favorita in questa finale è indubbiamente Lenka Maruškova, Repubblica Ceca, 588 punti complessivi per questa atleta che l'Olimpiade non l'ha mai vinta, lo vedete, però c'è l'argento di Sydney. Nella Coppa del Mondo in finale una medaglia d'argento a Monaco lo scorso anno, e la vice campionessa in carica, però anche quest'anno alle finali bisogna necessariamente fare i conti con lei. Per il resto, nella pistola sportiva, ecco intanto in grafica richiamati i punteggi delle missioni di 8 atlete, ben 12 punti la prima e l'ottava e sono troppi, ma quei 5 tra Maruškova e Grozeva potrebbero già fare la differenza. Per l'argento indubbiamente è lotta a 6, da Boneva a Grozeva tutti possono entrare tranquillamente, e la stessa Oriana Kostevic potrebbe salire qualche posizione, certo è difficile che possa agguantare il podio visto il brutto punteggio di ammissione. Vi dicevo, Lenka Maruškova 97-199 le tre serie di tiro rapido, una buonissima precisione, eguagliato questo 296 complessivo solo dalla cinese Yin, che invece ha pagato e non poco nella fase di precisione, dove ha lasciato ben 9 punti nella seconda serie di qualificazione, poi rischiato poi davvero di uscire perché il 284 è il punteggio peggiore in assoluto per quanto riguarda le tre serie di precisione. Ha avuto davvero una bruttissima caduta, ha rischiato con quella serie di errori così importanti di poter scivolare fuori dall'otto delle otto finaliste, e poi la buonissima, di altissimo livello serie nella tiro rapido le ha permesso di diventare con anche ambizioni di podio a questo punto nella finale. Vi dicevo, le favorite indubbiamente Lenka Maruškova, Maria Grozeva, e poi non mi sbilancio più perché c'è un affollamento notevolissimo, sono tutte molto molto vicine. Grozeva dalla sua, che ha già vinto per due volte la finale di Coppa del Mondo, l'ultima nel 2004 a Bangkok, la prima nel 98 a Zurigo, nel suo palmarès 2 medaglie d'argento, Lugano 97 e Monaco 98 e 3 medaglie di bronzo, Bangkok 2008, Monaco 99 e Monaco 89. Atleta di enorme esperienza Maria Grozeva, con Lenka Maruškova che qualche stagione fa avremmo dovuto, come dire, sottolineare come la novità, la giovane, c'è una generazione di tiratrici a confronto in questa sfida di altissima classifica tra le due. Ha vinto molto moltissimo Maria Grozeva, Maruškova, se vincesse la metà di quel che ha vinto Grozeva potrebbe essere contenta. Ha già partecipato ai giochi di Atene di Pechino, peraltro la tiratrice ceca, in entrambe le armi, sia la pistola sportiva sia l'area compressa. Ad Atene nella pistola sportiva andando a conquistare peraltro medaglia di argento proprio dietro a Maria Grozeva in quei giochi, per cui le protagoniste sono lì, anzi questa è una finale che per esattezza vede in gara la campionessa olimpica di Pechino Yin Chen e quella di Atene Maria Grozeva, quindi le ultime due campionessa olimpica. Ci vogliamo aggiungere anche Nina Salukvadze, l'oro l'ho vinto ai giochi di Seoul nell'88, tre campionesse olimpiche in gara e gli argenti di Pechino e di Atene, ovvero sia Otriad e Maruškova. Vi dicevo, una finale di altissimo livello. Oriana Kostevic ha vinto l'oro, anch'essa ai giochi di Atene, ovviamente nell'altra specialità, nella pistola ad aria compressa. Outsider di questa gara probabilmente la bulgara Antonietta Boneva è la direttrice più giovane del gruppo, quella che ha vinto meno, quella che non ha nulla da perdere
solo qualche stagione fa competeva nel Cadio Junior, il passaggio nei senior. Quest'anno in Coppa del Mondo il bronzo di Sydney, quello di Chung Woo e quello di Milano qualche stagione prima, ne fanno una possibile outsider. È la teta che ha indubbiamente meno da perdere. Con come dire, la testa un po' più scarica, potrebbe togliersi qualche soddisfazione. Certo è, a un 579 d'ammissione non è granché, è difficile che possa andare oltre. Per il resto, Sogvadze, Chen, Grozeva, Otriad, Klimova, Kostevic e Boneva sono tutte in lotta perlomeno per la medaglia di bronzo. Maruškova è in gara per difendere il proprio oro. Vedremo come andrà. Qui gli errori arrivano, quindi attenzione, è anche tanta. Le due tiratrici inquadrate adesso, alla vostra sinistra, con la tuta giallo-blu, l'Ucraina Olena Kostevic, linea di tiro 8, su linea di tiro 7, proprio Antonaita Boneva. Grozeva, Chen, sarà una finale tirata, tiratissima probabilmente fino all'ultimo colpo, visto i distacchi minimi tra seconda, terza, quarta, quinta, Attenzione. sesta e settima. Maruškova può solo perderla questa finale. Primo colpo di finale. 10,6 per la serie di Kostevic, secondo colpo di questa serie. Immagini sul 10,5 di Cheng. 16, 10-6 Otriad, 9-6 adesso. Il calo è importante. Grozeva, 10-4, 10-9, il massimo ottenibile. 10,2 per complessivi 41 punti e mezzo. Quinto colpo di questa prima serie di finale. Marina Kostevic chiude con un 10,3. E allora andiamo a sommare. Maruškova 51,5 in questa prima serie. 52,1 per Grozeva, che va a sparare ancora meglio. 52,8 per Nino Salguvadze. Sono le migliori in assoluto. 51,2 per la mongola Otriad, 50,5 per la cinese Chen, 49,1 per Kira Klimova, 49,9 per Bonaeva e Kostevic con un totale di 49 punto, scusami, di 40, sì, 49,7. E Maruškova non concede granché alle avversarie. 10,7, primo colpo, poi 9,9, 10,1, 17, 10,1, non ha sparato benissimo, eh. Guadagna 1,3 Nino Saluvazze nei suoi confronti. Maria Grozeva nei suoi confronti guadagna 6 decimi, tutte le altre sono dietro. Quindi adesso la classifica dice Maruškova, Saluvazze, Grozeva. E la sfida si fa interessante. Seconda serie, altri 5 colpi. Lenka Maruškova non ha sparato splendidamente. Quelle 9-9 con 2-10,1 non sono una grandissima serie. Nino Saluvadze 17, 10-2, 10-8, 10-6, 10,5. Davvero non male. Chen 10,5, 9, 10-3, 10-3, 10-4. Grozeva 10-4, 10,4, 10,9, 10 e 10,2. E poi insomma, ci perdiamo un po'. Vi segnalo i 2-16 della Mongolo Triad nelle prime due colpi. Vi segnalo la bruttissima serie di Kira Klimova 8-8, 9-3 e 9-8 nei 5 colpi, sempre sopra il 10. Ma dopo il primo 16, 2-10, un 10,1, un 10,3 per Kostevic, quindi scivola anch'essa all'indietro. Inizia malissimo a Bonaeva con un 8-8, 9-7, 9-9 nei primi 5 colpi. Saluvadze 10,4, ancora 10,4 per totale di 20,8.
Maruškova 6 e 9 al primo colpo, 9 e 9 al secondo, un disastro, attenzione, qui si gioca la medaglia, 10 e 4, c'è la sua risposta finalmente, ma i distacchi adesso sono minimi. Olena Kostevic 10 e mezzo, 10 e 3, 10 e 8 per lei. Adesso la sfida tra Chen e Klimova, bruttissima anche questa di Klimova, molto buona quella di Chen invece. 10 e mezzo, 10 e 6, 10 e 7, 10 e 1, 10 e 1. Solo 47 punti e 6 per Maruškova, per un totale di 687-1, un solo decimo a dividere Maruškova da Salukvadze. E qui adesso sono problemi serissimi, torna in ballo anche loro. Grozeva è lì a un punto solamente da Salukvadze, un punto e uno dalla testa. E Maruškova ha buttato letteralmente le ortiche, una gara sotto i 100, è l'unica del gruppo, distacchi assolutamente minimi, 6 e 9, 9 e 9, 10 e 4, 10 e 1 e 10 e 3, una serie devastante a livello di classifica, un solo decimo a dividere Maruškova da Salukvadze, erano 6 i punti, 5 punti e 9 recuperati in 10 colpi, impressionante il disastro assoluto combinato da Linka Maruškova, e Nina Salukvadze ne ha subito approfittato, peraltro ha recuperato un punto anche a punto e uno, ma Maria Grozeva, eccola qui inquadrata invece la tiratrice bulgara. E la georgiana adesso va seguita con estrema attenzione, allenata da Atang Salukvadze. Partecipato ai giochi di Seul con l'Unione Sovietica, detentrice del record del mondo nella recompressa, del record olimpico nella pistola sportiva, quell'anno era la più forte del mondo senza dubbio alcuno e vinse due Olimpiadi, cioè due medaglie in quelle Olimpiadi. Allora, intanto concentriamoci. Terza serie, Otriad 9.8, inizia male, Grozeva si chiama con attenzione, 10-2, lei non può più sbagliare, arriva l'errore, 9.8, qui scivola indietro. Buona Eva, qui ci allontaniamo dalla classifica, 10-3, 10-1. 10-3 anche per lei, sale a 30.7 complessivo, 710. Chen, 10-5, 10-9, 10-2, 10-4. Grandissima serie per la cinese. Salukvadze, seguiamo lei, c'è più interessante. 10-9-8, attenzione, 10-3, 9-8 ancora. Disastro! E poi 10.7, guardate la smorfia di Salukvadze, 2 10 e mezzo, 17, un 9.8 e un 10.4 anche di Maruškova. Il distacco è leggermente incrementato adesso per Maruškova, che ricaccia lontano Nina Salukvadze. Un punto e 4, recupera un punto e mezzo alla georgiana, alla tiratrice ceca. Maria Grozeva è sempre in terza posizione, ma il suo distacco adesso è aumentato, in modo particolare dalla medaglia di argento a 2.04, è quel che più conta per la tiratrice bulgara, che la cinese Yinchen adesso gli è dietro da appena due decimi. Ormai fuori da questo discorso medaglia Kostevic e Boneva, ancora tutto da decidere per quanto riguarda quest'ultima serie da 5 colpi. 2.9.8 Benino Salukvadze in questa serie, uno solo per l'inquadrata Lenka Maruškova. Non stanno sparando splendidamente bene. Si era già ampiamente al di sotto dei punteggi di altissimo livello nella fase di qualificazione, diciamo un 4 punti almeno sotto,
per Naruskova, le altre molto molto dietro, e stanno arrivando parecchi errori. Tanto Maria Grozeva al record del mondo di finale per quanto riguarda la Coppa del Mondo con 796,7. E la cinese Ying al record olimpico di finale 793,4. Oggi siamo veramente su un altro pianeta. Nino Saduvaze, Ying Chen. Tutti in lotta per le medaglie, per l'assegnazione della Coppa del Mondo di specialità. Lenka Maruškova era la strafavorita, adesso ha un punto e 4 appena. 10,1 per Maruškova, 9,1 per Saduvaze, un altro punto recuperato. Chen apre con 10,4, Grozeva con 9,4, c'è il sorpasso. Allora, in questo momento Maruškova, Saduvaze, Chen, la classifica. 10,7 per Maruškova, 10,5 per Saduvaze, altri 2 decimi recuperati per la tiratrice ceca rispetto alla georgiana inquadrata in questo istante. 9,1, 10,5, 10,5 ancora per Nino Saduvaze, contro 10,5 di Maruškova, saranno gli ultimi 2 colpi a decidere, ma sono 2 punti abbondanti di vantaggio per Maruškova. Uno se ne va adesso, 9,5 contro il 10,5 dell'avversaria, 10,6 l'ultimo colpo, 9,7. Nino Saduvaze con l'ultimo colpo è fuori dalla loro. E allora, Lenka Maruškova, 790,4 complessivi, vince la Coppa del Mondo di specialità. Nino Saduvaze, 787,8 e medaglia d'argento, e il sorpasso di Chen, bronzo, 786,9. Per 4 decimi, Maria Grozeva perde la medaglia. Dietro di lei, Otriarda, 783,9, Klimova con 782 netti, Kostevic 780,3 e Boneva 779,3. Non è stata una bella finale, ma non perde il sorriso Lenka Maruškova, e ci mancherebbe. Quindi, dopo l'argento dello scorso anno, le finali si disputarono a Monaco, arriva l'oro di quest'anno a Wroclaw. In carriera anche il decimo posto nella prima finale Coppa del Mondo disputata, quella di Bangkok nel 2004. Argento quindi per Nino Saduvaze, partiva con 6 punti di distacco, aveva ridotto il suo distacco dalla vetta a un solo decimo, poi terza e quarta serie non altrettanto buona. Comunque la georgiana di finali di Coppa del Mondo è solo in questa specialità, ne ha vinte davvero tante, era la campionessa in carica, aveva bissato il titolo, già vinto nel 2009, era stata oro anche nel 93, nel 89, è un'infinità di altre medaglie. Per quanto riguarda invece il bronzo andato a Jin Chen, per quanto riguarda le finali di Coppa del Mondo, ne ha vinte 4 in carriera.